Buon pomeriggio e benvenuti ad una trasmissione, di Sesto TV e Piana Notizie dedicata alla Misericordia di Quinto. Voi vi chiederete, noi siamo nella Misericordia di Quinto, siamo in uno dei locali della Misericordia di Quinto e vi chiederete perché abbiamo deciso di dedicare una trasmissione alla Misericordia. Perché? Perché nella notte tra il 4 e il 5 dicembre scorsi è accaduto un incendio dove sono andati a fuoco un pulmino attrezzato, una struttura e un'altra vettura. E così quando siamo arrivati sul posto, noi di Piana Notizie insieme a Sesto TV abbiamo deciso, in accordo con la Misericordia di Quinto, con il presidente Sandro Giovannuzzi, che è qui alla mia sinistra, di fare una trasmissione per sensibilizzare i se stessi e non solo. Insomma, qui è andato perduto un pulmino che era utile, utilissimo per accompagnare disabili, anziani, le persone che ne avevano bisogno. La Misericordia svolge un ruolo sicuramente importante e utile e abbiamo deciso di provare. Quindi per questo siamo qui, nei locali della Misericordia di Quinto, e stasera parleremo sì anche di quello che è andato perduto e di quello che speriamo che presto possa essere ricomposto, si possa di nuovo essere tra i mezzi della Misericordia. Però scopriremo anche quello che c'è all'interno di questa struttura che è in via Gramsci a Sesto Fiorentino. A Quinto, mi direte voi, sì è vero, d'altra parte a Sesto, tanto per essere, per ripetere un po'. Allora, con me c'è il direttore di Piana Notizie, che è Elisa Gentilini, e dall'altra parte, dietro le telecamere alla regia, c'è Sesto TV con Sergio Campostrini e Daniele Papi. E c'è anche il presidente del circolo, Aki. Esatto, l'incontro, perché in realtà i locali sono, diciamo, giusto della Misericordia, però c'è anche l'attività del circolo, quindi in realtà la perdita magari fisica dei mezzi, insomma, della Misericordia, però il danno è arrivato anche poi al circolo, perché come ci spiegava prima fuori dalla diretta il presidente, ci sono anche proprio dei problemi nell'attività, diciamo, delle gestioni, insomma, dell'attività quotidiana, insomma, i volontari hanno difficoltà a organizzare quello che facevano fino adesso, insomma. Io parlerei anche, direi intanto, chiederei al presidente della Misericordia, Sandro Giovannuzzi, intanto cosa è accaduto, voi la mattina del 5 dicembre, che cosa avete trovato? Prima della mattina dovremmo risalire alla nottata e sinceramente mi viene in mente quella battuta di Edoardo ad affinico la giornata, perché è stata una delle giornate più lunghe che abbiamo vissuto come Misericordia e come io in quanto presidente, ma come tutti i confratelli insieme al resto dei consiglieri e a tutti coloro che quella notte sono stati svegliati perché l'incendio si stava oramai consumando e non sapevamo bene dove si sarebbe potuto fermare. La fortuna o il caso, in questo frangente bisogna usare questi due termini, hanno giovato perché, grazie a Dio, prima di tutto nessuno ha subito danni e nessuno si è fatto male. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che grazie a un confratello che stava rientrando da un servizio che era appunto terminato da pochi attimi e andava a prendere la bicicletta per tornare a casa, si è accorto di queste fiamme che si stavano propagando alle spalle del tendone nel lato che guarda appunto il parcheggio attuale. Da lì è scattato tutto l'allarme, sono intervenuti i vigili, vigili del fuoco naturalmente, che hanno prontamente spento l'incendio, perché praticamente a mezzanotte 35 e 40 era già terminata, le fiamme non c'erano più,
era rimasto solo un gran fumo acre, potete ben capire di che natura fosse. Però ormai tutto era compiuto, oramai, era compiuto, per ecco, cui a quel punto andato? Era tutto spento. C'era da bonificare l'aria e hanno seguitato nella loro opera e sono entrati dentro, hanno guardato che non ci fossero naturalmente altri focolai. Il tutto è finito intorno alle 2:30 e a quel punto anche io ho preso la casa verso per tornare a casa, perché ero tornato, il caso voleva che quella sera ero stato a una riunione sempre per conto della Misericordia e a 5:30 io passavo di qui e tutto era in ordine, per cui avevo lasciato anche un fratello che aveva lasciato il motorino anche lui per tornare a casa, era insieme a me. E quindi non mi sarei mai aspettato che di lì a 10 minuti mi avessero avvisato che stava succedendo questa disgrazia. Io ho detto è andato perduto un pulmino attrezzato, una vettura se non sbaglio, una struttura. Sì. Ecco, è così? Purtroppo le fiamme hanno alzato il telo di plastica che copriva questa tensa struttura e nel ricadere ha avvolto il pulmino. Gli ha fatto come se fosse una coperta in fiamme. E questo ha dato subito fuoco a tutto il pulmino e tra il pulmino e la macchina io avrei dovuto parcheggiare l'auto che avevo preso la sera per fare appunto questo intervento alla sede dove era andato, di un'altra Misericordia naturalmente, e quindi esisteva un 2 metri circa dal furgone all'altra auto che era parcheggiata. Questo ci ha consentito di non far propagare il fuoco, perché se fosse stata anche la macchina che avevo io lì al suo posto, si sarebbe trasmessa di auto in auto, probabilmente avremmo contato. Sarebbe stato ancora maggiore. Avremmo contato più macchine bruciate. Invece così, ecco un altro aspetto della fortuna che dicevo prima, abbiamo solo la parte destra danneggiata dell'auto, poi verificheremo anche le parti strutturali del motore, quelle che sono le parti più importanti per la nostra sicurezza e quella dei trasportati, che naturalmente siano tutte integre e funzionanti, di modo che potremo riutilizzare la vettura già, io penso, quasi sicuramente da domani l'altro, o comunque da lunedì noi potremo disporre anche di questo mezzo, perché ringrazio di questo anche la Carrozzeria Quinta, che è il nostro fornitore ufficiale, si è dato subito da fare comprendendo la nostra difficoltà e la necessità che abbiamo di disporre di questi mezzi per il trasporto che facciamo abitualmente per i nostri tipi di servizi. Ecco, voi però questi mezzi hanno un costo, cioè riacquistarli non è semplice, hanno un costo piuttosto importante. Tutti i salmi finiscono in gloria, diceva la mia mamma, e questo salmo invece si traduce in soldi, come in soldi. Tutti i salmi. Quando si va a guardare il lato economico, effettivamente ci viene un po' male, perché un furgone nuovo sarebbe, mi dicevano, costato, naturalmente attrezzato come era quello, intorno ai 50.000 euro. Una macchina nuova sarebbe andata intorno ai 10.000, quella che avevamo appunto danneggiato. Ho trovato in un nostro dipendente, e lo voglio citare perché è un collaboratore veramente prezioso, e parlo di Simone Cacciato, che è qui con noi stasera, il quale aveva già sentito di un furgone che la Misericordia del Gallusso era intenzionata a dare indietro, perché per loro era un mezzo un po' troppo grosso per le strade che erano lì nei paraggi, e quindi avevano sempre paura di rovinarlo o di strusciarlo, perché le strade sono molto strette al Gallusso, e avevano deciso di fare un mezzo più piccolo proprio per adibirlo a quello che era il servizio svolto da questo più grosso. Il venerdì sera, una volta contattata la carrozzeria che aveva acquistato il mezzo e aveva fatto quello nuovo, che è una carrozzeria di cui noi ci serviamo e abbiamo già diversi mezzi anche fatti con loro, è stata contattata e mi ha detto che il mezzo ancora era lì e sarebbe stato a disposizione se si voleva andare a vederlo, cosa che venerdì sera insieme all'altro confratello che Guarducci è più esperto sicuramente di me, quanto anche lui è istruttore dei nostri autisti, siamo andati a vederlo e ci ha accolto il governatore dispiaciuto per quello che c'era successo, ci ha fatto vedere questo mezzo e ci ha detto che insomma era valido e tutto quanto.
Così abbiamo deciso di acquistare questo mezzo che ci verrà a costare intorno ai 30.000 euro. Questo e quindi insomma voi chiedete, cioè è chiaro che a questo punto il mezzo serve a tutti, perché serve, sì. Ecco, era un mezzo per il trasporto sociale, ma non solo. Noi serviva per dire anche quando facciamo il mercatino in piazza per trasportare i materiali che ci occorrono per allestire i tavoli, il tendone, e quindi aveva veramente, e avrà, perché... Questo furgone spero di averlo prima di Natale, così mi è stato garantito, per cui ci posso senz'altro sperare di averlo per quella data. Ci serviva, dicevo, per molteplici tipi e utilizzi di varie attività che venivano svolte, non solo per i disabili o per altre cose che comunque vi ho distribuito. Quindi, insomma, visto che siamo poi, anche ha detto, arriverà intorno a Natale, siamo in tema natalizio, sì. Voglio dire... pensare di fare i se stesi, insomma, un piccolo regalo alla Misericordia, visto che alla fine ha delle attività, sì, che ricadono su tutto il suo, sul territorio se stese. C'è un bollettino, questo in questo caso è prestampato con il conto corrente della Misericordia, che è 27577501. È intestato appunto alla Venerabile Confraternita Misericordia di Quinto, via di Castello 33 50019 Quinto, Firenze. In realtà poi questo qui si può trovare anche bianco alle poste, inserendo in qualsiasi bollettino, basta appunto inserire il nome del conto corrente, il numero e la causale, che è erogazione liberare a favore Onlus, che è appunto una donazione, ricordiamo, può essere anche poi scaricata dalle tasse, quindi regalo certamente. E anche ora, e quindi insomma invitiamo se stesi chiunque voglia a contribuire In tal senso io ringrazio tutti coloro i quali mi hanno chiamato per esprimere la loro solidarietà, e vi posso dire, a cominciare dal sindaco e tanti altri, anche esponenti politici, per non parlare delle varie misericordie. A tal senso aggiungo inoltre che proprio ieri la Misericordia di Sesto ci ha fatto donazione di 5.000 euro per fronteggiare intanto alle prime necessità che si potevano creare, e di questo ne sono veramente grato, perché è un gesto di solidarietà che naturalmente per me conta tantissimo, come conta tantissimo per tutti i confratelli, e di cui noi cercheremo di ripagare la Misericordia di Sesto in qualunque modo che essa lei ci possa richiedere. Altrettanto di casi, per esempio, per i fornitori, e qui mi riferisco per esempio al salone di Margheri della Renault, che ci ha abbonato una fattura abbastanza consistente, e ci ha detto: io questo lo posso fare, lo faccio volentieri, per dirvi appunto che certi gesti sono veramente già avvenuti e che mi auguro, anche grazie a voi, possano arrivarne altri che ci diano ancora di più un po' di questa necessità che abbiamo di ripinguare le nostre casse per poter accedere anche poi noi. Grazie. In realtà abbiamo visto delle persone passare, spieghiamo perché noi, come abbiamo detto, siamo ospiti in questo momento del circolo, insomma, del circolo Acli, e le attività continuano, quindi ho visto, sono passate le persone, vanno su alla palestra. Ci racconta anche un po' delle attività, e poi magari qual è stato il danno invece per voi e come state cercando di risolvere, o che come si può migliorare, insomma. Sì, grazie innanzitutto di essere venuti qui stasera, perché credo sia davvero un gesto, noi si apprezza tutta l'attenzione che si riporta su questa vicenda, ma poi ci serve per, anche a noi è servito come riflessione su quelle che sono le attività che si fa, con tutti i nostri limiti si cerca di farle nel miglior modo possibile, e quindi è un'ulteriore occasione di riflessione, purtroppo legata a un evento tragico, però a noi ci ha rimesso in discussione tutte le cose che facevamo e tutte quelle che dobbiamo fare da qui in avanti. Insomma, le persone che abbiamo visto passare sono dei nostri soci che vanno su in palestra, abbiamo una bella palestra attrezzata con degli istruttori molto qualificati
per ginnastica, per di mantenimento per ragazzi, adulti e anche persone piuttosto anziane, e questa è l'attività sportiva che ci qualifica da diversi anni ormai come circolo. Il circolo in realtà è un circolo che è vivo, presente sul territorio, credo sia la prima presenza vera nel quartiere di Quinto, e opera qui da oltre 40 anni. Prima ancora della parrocchia, dei circoli, della ristrutturazione dei macelli, è stato il primo punto di riferimento nel quartiere. Nuovo quartiere, insomma, all'epoca. La Misericordia, che è una misericordia storica, insomma, è presente, è una delle più vecchie d'Italia. E lo dico sempre perché 1754 anno di fondazione. Somma pochi anni di storia. Fino agli anni 90 la Misericordia aveva tutto suo qui nella parte di Quinto Alto, sede legale e operativa. Dopo, negli anni 90, diciamo, fu insieme al circolo che allora era affiliato con l'MCL, siamo stati affiliati con l'MCL fino a un anno e mezzo fa, e praticamente il circolo, fino a un anno fa, il circolo affiliato all'MCL fece questa scelta di portare qui la sede operativa della Misericordia di Quinto, perché si pensava fosse una cosa buona per tutti. E per anni sono stati i nostri graditissimi ospiti in queste stanze che ancora oggi servono a loro da sede operativa. Due anni fa è stato poi inaugurato il rifacimento del parcheggio come lo vedete oggi, insomma, quindi ci siamo sistemati, soprattutto si sono sistemati con i mezzi un pochino più confacenti a tutte le loro attività, che insomma davvero sono apprezzati. Il circolo, appunto, dicevo, è un circolo presente da tanti anni, prima ancora della parrocchia, prima ancora era l'unico punto di riferimento. E poi è cresciuto, ci dicevi prima, in questi ultimi anni si è arricchito di altre persone. Quindi dall'anno scorso è stata fatta la scelta di passare con le Agli, per due motivi, insomma, fondamentalmente per divergenze con l'MCL provinciale legate all'acquisizione della struttura. Questa era una struttura di proprietà del conservatorio, un istituto religioso diventato fondazione negli anni 90, anche quello, che era lì, questo conservatorio di queste suore, c'era il contadino Mezzadro fino agli anni 60. Insomma. Andato via questo contadino Mezzadro negli anni 60 da questa struttura, fu colta l'occasione, per un paio d'anni fu la Democrazia Cristiana ad essere affittuaria del posto, poi è subentrato il nascendo circolo dell'MCL. Nel 1973 fu il primo consiglio ufficiale del circolo MCL. Dopodiché, appunto, il circolo ha continuato a lavorare in affitto da questo conservatorio. Fu avviato l'iter per l'acquisizione dei locali nel 2010, e invece MCL poi alla fine fece altri tipi di valutazioni, rischiando appunto di lasciar chiudere sia il circolo che la Misericordia. E quindi si trovò questo comune accordo per cui la struttura è stata acquisita poi dalla Misericordia di Quinto. Avete unito le forze. Abbiamo unito le forze, è stato anche quello un passaggio abbastanza delicato e sofferto, però insomma è stato un bel momento di rilancio. Insomma, la Misericordia ha avuto un trattamento, abbonato in parte dei soldi con cui ha stipulato una convenzione con il circolo. Dopodiché, legato a questi problemi con MCL, è legato anche il fatto che si è unito il fatto che l'Agli di Colonnata, il circolo di Colonnata, che anche questo storico credo operasse da 40-50 anni anche loro sulla Colonnata accanto alla parrocchia, chiudeva per problemi anche lì legati alla proprietà dell'immobile, e quindi tutto quel bel patrimonio dei volontari rischiava di andare perso, e quindi noi abbiamo colto l'occasione per unire le forze e affiliarsi dai primi dell'anno scorso praticamente come circolari. Però ci portiamo dietro tutta la storia e la tradizione,
e le belle cose che si cercano. Infatti qui magari ci vedete, siamo, sembra che si sia in pochi, in realtà qui c'è molta gente, ci sono tanti volontari e qualcuno che io vorrei anche, ecco, magari cito qualche nome, poi dopo magari le incontriamo e così via. C'è Maria Pinelli che è la vicepresidente della Misericordia, la signora che è qui dietro, c'è Evangelista Giugni, sono i consiglieri, come Sergio Crocetti e Milvia Paoletti, dico bene? Perfetto. Ecco, poi c'è tanta altra gente che... Sergio Bacci che presente. Quindi intanto ci fa piacere anche salutarli, sì, perché tutti non c'entravamo adesso e quindi sono tutti qui però, eh? E sì, questo sì, ci fa piacere, è vero? Hanno subito risposto alla chiamata, sì, no, come al solito. Siete pronti. No, ci diceva appunto Guarducci, che Andrea Guarducci, che c'è adesso, insomma, c'è fermento, no? fate tante cose, non solo la palestra su, se non sbaglio, ma tante altre attività. Sono molteplici le attività. Ho sentito anche musica venire da là, perché c'era qualcuno che o ballava o comunque ascoltava. Attività ricreative, appunto, il momento del ballo, che è ormai una pietra miliare di tutti i circoli ricreativi, insomma, che sfruttava, era quello che sfruttava maggiormente la pista che è l'unica quella cosa che è bruciata, che poi alla fine riusciremo a recuperare, insomma, quella pista che nel corso degli anni era stata coperta con dei tubi innocenti e un po' di teli di plastica, però non era... Già noi ci rendevamo conto non essere confacente alle attività del circolo, perché chiaramente era sfruttabile soprattutto durante l'estate, la stagione conciliante, insomma. E quindi abbiamo un progetto che è da diversi mesi in discussione con l'urbanistica del nostro comune, ma insomma abbiamo una bella attenzione da parte dell'amministrazione comunale, un progetto che chiaramente poi sarà la Misericordia formalmente a presentarlo, ma è ambizione del circolo pagarlo per contribuire a rendere più bello l'immobile, anche se non è di nostra proprietà, ma insomma, però ci vivete, legarci, cioè ci state anche voi, certo. Legarci in questo modo ancora di più, insomma, gli uni agli altri, perché secondo noi insomma, il nostro intendimento pensiamo sia bello così, insomma, procedere per i prossimi anni, insomma. E quindi c'è questo progetto che spero che questa purtroppo è un immobile, purtroppo per fortuna, un immobile storico, come dicevo prima, benché privo di interesse culturale, però comunque rientra tra gli immobili storici. Poi in area vincolata dalla sovrintendenza, quindi capite che i problemi non sono di poca entità. Certo. Però ecco, c'è la disponibilità da parte dell'amministrazione piena, quindi si spera che quanto prima ci diano la possibilità di realizzare questa struttura polivalente nuova, fatta chiaramente anche lì in struttura leggera, in legno, come legno ormai oggi va per la maggiore, quindi si spera che questa cosa nasca quanto prima. Chiaramente si sperava di arrivare a questa cosa potendo continuare le nostre attività in quella struttura, ma abbiamo dovuto rivedere un po' i nostri piani, ci stiamo stringendo per quello che è possibile, cercando chiaramente di fare tutto come prima. Non sarà possibile, perché chiaramente il posto che abbiamo a questo punto è veramente... Quindi il ballo si fa o non si fa? Per ora lo fanno, chiaramente già importante, abbiamo sentito la musica venire là. La sicurezza è importante per tutte le cose, certo. E quindi abbiamo scelto di mettere un numero massimo di persone che cercheranno di stare nella nostra veranda, però chiaramente i numeri che ospitavano prima saranno perché è bene fare tutto e poi vediamo come rispondono, perché chiaramente il posto è quello che è, lo spirito è sempre quello di stare insieme, quindi sono tutte persone che lo fanno con questo spirito, quindi probabilmente si adatteranno, però non è detto che certo, ancora pensare ai tempi di realizzazione di questa nuova struttura, magari è un po' presto o si può già... Sì, prego, ecco. È un po' palestra, si può passare. Il signor Loli è una delle nostre pietre miliari del circolo, siamo sul palestra. Noi si ipotizza a questo punto che la cosa sia pronta quanto prima, però... No, non diciamo nulla, perché tanto poi ci sbugiardano sempre, che lo sai. Il canto sono i tempi
quindi sono questi. E quello che sappiamo con certezza è che non è una cosa che richiederà anni di lavoro, cioè dal momento della posa della prima pietra in pochi mesi si pensa, sono cose prefabbricate in legno, quindi si pensa in pochi mesi di vedere inizio e fine dei lavori. Ecco, quando il momento è che... Diciamo la prossima trasmissione che farà sarà bene, per l'inaugurazione della struttura. Era, bene, era ciò che vi volevo proporre, Dio. Alla prima occasione sarete nostri ospiti e allora probabilmente benissimo. Troverete un clima senz'altro migliore di questa attuale. Allora speriamo presto, presto. Sì, auguriamocelo presto. Tutti. Anch'io volevo come Sandro unirmi a il ringraziamento a tutte le persone che ci sono state vicino in questi giorni. Dalla parrocchia, i circoli, il circolo Arzo, tutto il quartiere si sta cercando di stringere nei modi più disparati, insomma. Antonio Sacconi, presidente dell'ARCI, mi ha detto che sicuramente cercheranno di mettere su un pranzo, una cena. Ora, essendo nel periodo natalizio, magari c'è un'inflazione di queste cose, vediamo quando è il momento migliore. Don Giacomo hanno deciso venerdì, tra l'altro invito chi vuol venire a darci una mano, fanno un piccolo spettacolo invernacolo nei locali della parrocchia. E chiaramente tutta roba amatoriale, però anche lì le offerte che raccogliamo. Allora ricordiamolo meglio: venerdì 13 alle ore 21 nei locali della parrocchia. C'è questo parrocchia spettacolo. Se Simone si sposta, si riesce a vedere. Il pesce si chiama lo spettacolo. Ecco. È una commedia invernacolo fatta da questa compagnia amatoriale. E le offerte verranno devolute al circolo, alla Misericordia, che hanno subito da, insomma. Anche questa è stata una pronta risposta da parte di Don Giacomo e dei parrocchiani, che noi apprezziamo veramente tanto. Che Don Giacomo lui non c'era perché è un giovane sacerdote, però questo circolo ha fatto anche da chiesa negli anni fino all'87, che non c'era la chiesa, ci dovevano fare le messe e quant'altro, quindi ci ha detto, dice, siamo stati tanto noi in casa vostra, è bello in qualche modo dar buona mano, insomma. Quindi c'è, cioè, questa cosa venerdì, ci fa piacere. Bene, poi il difficoltà siamo tutti stretti nel tentativo di darsi una mano, e questo anche a me fa tanto piacere. Si parlava delle attività del circolo, ora quasi tutti sanno cosa fa la Misericordia, però insomma le attività, proprio perché c'è l'emergenza, c'è il trasporto disagio, ecco un po' la giornata tipo della Misericordia di Quinto, cosa si fa dalla mattina fino alla sera, allora, tardi e la notte, insomma. Se riesce. La vita di Misericordia inizia la mattina intorno alle 6:30. Abbiamo subito la nostra dialisi, le nostre dialisi, che sono l'attività preponderante a quell'ora, che dobbiamo appunto aiutare per chi è dializzato. Successivamente a Careggi, sì, a Villa Bonafessa oppure a Villa Oliveira, sì, nelle varie strutture dove ci sono ancora le dialisi. Prosegue con l'accompagnamento di chi deve andare al lavoro e è invalido, portare quelli che devono fare le analisi anche loro a Careggi, alla USL, a Torregalli o dove magari hanno fissato, per dire, un istituto di analisi insieme a un altro. Poi c'è sempre qualche richiesta da dover soddisfare perché magari non ponderata e non calendarizzata, e allora anche quella cerchiamo di dare sempre una risposta, soprattutto alla gente dei quartieri che si rivolge a noi perché sa che possiamo in questo modo essergli utili. Siamo già arrivati a metà mattinata, c'è da pensare chi va a riprendere le dialisi, c'è da ritornare a fare altri tipi di servizi. Prendi per esempio il discorso delle iniezioni a domicilio, perché ci sono persone che naturalmente Dio ce lo richiedono, e con gli infermieri che sono qui stasera non sono presenti, però lui è proprio come no, comunque ci sono, si era dimenticato una puntura, per cui c'è una forza di 25 infermieri a fare, si alternano via. Prego signora, venga. Vieni Maria.
Maria Pinelli ci diceva, vicepresidente, quando si parla di infermieri, la Maria grazie, è lei quella preparata. 25 infermieri. Sono 25 infermieri diplomati che fanno servizio tutte le mattine dalle 9 fino verso le 10:30 per l'iniezione a domicilio. Poi dopo dalle 10:30 alle 11:30 sono qui in sede tutte le mattine. Quindi se uno avesse bisogno può venire fisicamente, autonomo, insomma può venire qui. Sì. Poi dopo si arrivi la sera dalle 5 alle 6, anche lì se c'è un bisogno a domicilio si può sempre tutti in domicilio. L'unica eccezione è che non ci sono le iniezioni è il sabato pomeriggio e la domenica. Però se ci sono delle iniezioni che bisogna per forza, non si possono sospendere tipo antibiotici o altre cose, si cerca sempre di trovare un infermiere, diciamo, vicino nella zona vicino al malato. Una sorta di reperibilità che possa sostituire e coprire quello lì. Qualche volta ci viene richiesto qualche servizio, tipo un catetere, un clisma, però non è che ce ne sia molta richiesta di questo, perché più che altro si manda sempre a. Si manda tutto alla USL, ecco, perché sono loro quelli che possono subire. Poi dopo sa che il fatto degli infermieri copre molta, un bel servizio, ecco, e ci tiene un po' coperti. Cose a volte ce ne sono più, a volte ce ne sono meno. Ora, comunque ci sono, fortunatamente ci sono, che ce ne sono poi in lezione. Meglio. Ora c'è poi. Quindi inizio. Siamo arrivati all'ora di pranzo. Esatto. Circa, sì, siamo già all'ora di pranzo. C'è da riprendere coloro i quali magari hanno finito di fare rieducazione o riabilitazione e da riportare anche questi a casa. Ci sono quelli che magari persone che svantaggiate sono state accompagnate nei vari istituti, sono da riprendere, e sinceramente quella è l'ora più critica, perché naturalmente la gente è scarsa, in quanto sappiamo benissimo che il pranzo per noi italiani è uno dei momenti più apprezzati, direi, no? Tuttavia anche questo è un'ora, se proprio ci può essere qualche defaillance, ma raramente questo avviene. Alle 2 ripartiamo nuovamente, perché entra in servizio il servizio di Delta, cosiddetto, un servizio a disposizione del 118 che viene coperto dalle 14 fino alle 20, e a ogni chiamata appunto noi rispondiamo con la nostra squadra per intervenire laddove ci viene indicato dal 118. Anche nel pomeriggio c'è da accompagnare o da riprendere altre persone, da andare per dire a fare qualche altro tipo di servizio. Per esempio di mattina accompagniamo le persone indicate dai soci Hop a fare la spesa di Percop. Sì, è partito ora il progetto, vero, spesa insieme, accompagnate chi ne fa richiesta e sia autonomo, però che viva da solo, a passare del tempo anche in compagnia, diciamo, dei volontari. Per fargli passare un po' la mattinata, perché altrimenti questa gente finisce per non poter più uscire. Invece ci dicono che hanno molto piacere se qualcuno va con loro, e appunto mettiamo a disposizione un confratello o una consorella che con il mezzo va a prenderlo, l'accompagna e li riporta a casa, aiutandoli appunto nel fare la spesa. Si arriva praticamente all'ora di cena. Ecco, l'ora di cena c'è sempre gente, stranamente è più coperto la cena che il pranzo. Che il pranzo, vabbè. Perché alle 7:30, 19:30, entra in servizio il prenotte cosiddetto, che è un'attività che viene svolta a disposizione del centro Esculapio CDV, sempre anche questo per le dimissioni dagli ospedali o anche spostamenti da un istituto a un altro, sempre di malati, e anche sempre per eventualmente la richiesta di qualche 118 che nel frattempo potrebbe essere sorta come necessità. A mezzanotte chiudiamo, quando non prende fuoco. Speriamo mai più. Quanti sono i mezzi che avete in dotazione?
Se a parte adesso grado, quelli bruciati dovremmo essere 14, sì, tutti sono 14 mezzi, di cui uno a sua disposizione per la sede centrale, perché noi disponiamo come Misericordia di un bellissimo cimitero e questo mi piace realizzarlo, anche se forse ne parlerà senz'altro la Maria, perché anche in questo ruolo è lei la tecnica di tutto quanto, perché dicevo, come confratelli abbiamo la possibilità di essere ospitati quando passeremo a miglior vita in questo nostro bel cimitero, che effettivamente merita anche di una visita, perché il posto è bello e il cimitero è molto, io lo trovo, al di là del sì, conosco bene sicuramente, ma anche di originale, ecco, direi, per cui faccio pubblicità anche ai cimiteri. Il cimitero consiste, cioè c'è la parte vecchia che risale agli inizi del Novecento. Poi dopo, ora dieci anni fa, è stato ampliato alla parte laterale, è stato ampliato in un terreno che fu acquistato nel 1960 circa da tre misericordie, la Misericordia di Sesto, Misericordia di Quinto e Misericordia di Rifedi, per fare una cimitero. Poi Misericordia di Quinto, di Sesto si è ritirata, Misericordia di Rifedi si è ritirata, è rimasta la Misericordia di Quinto. Siamo arrivati negli anni 90 che venimmo a sapere, diciamo fortunatamente, che quel terreno lì veniva preso da piano regolatore come terreno a giardino. Area verde. Allora l'allora presidente, il dottor Antonio Tomai, disse: qui bisogna salvaguardare questo pezzo di terreno, e facemmo recintare tutta la parte cimiteriale, perché non è tutto cimitero, solo una parte, e si fu fatta la recinzione nel 92, solo la recinzione allora, perché almeno si salvaguardava quella parte lì, e in quella occasione lì avevamo un buon contributo dalla Misericordia dei Rifredi, a quell'epoca diversi soldi. Poi dopo, con l'andare del tempo, prendemmo in considerazione il fatto di ampliarlo. E infatti, è venuto ora, sì, una parte, cioè la parte storica, che è tutto più vecchio, insomma, è tutto diverso. Poi c'è la parte nuova, che effettivamente abbiamo trovato un sistema, per consiglio anche dei nostri geometri, di fare dei sepolcreti a tre posti, in un sistema abbastanza innovativo, e sono venuti anche a vederlo da altre misericordie, proprio per come è stato utilizzato quella parte di terreno che non potevamo operare per tombe a sterro normali, perché c'è già lì la base della falda di Montemurello. Ho capito. Sì, bisognava per forza studiare qualcosa. Allora sono stati fatti questi sepolcresi in modo da poter usufruire di questo terreno. E ora piano piano c'è ancora da finirlo. Quindi la però, ancora non sono no. terminati. Non sono terminati, no, perché ci sarà da continuare. Ora non è un grosso problema, perché è efficientissimo, funziona tranquillamente. Nel nostro cimitero però possono venire solamente chi è iscritto alla nostra Misericordia, i confratelli, perché fino a molto tempo fa si poteva fare l'iscrizione anche post mortem, cioè uno lo chiedeva, il familiare veniva pagata una certa cifra, una quota di iscrizione. Ora, personalmente si deve iscrivere. Ora non si può più fare, perché altrimenti ci va di mezzo la miseria. Ecco, a proposito di iscritti, scusate, i volontari, che ovviamente i volontari sono una cosa, gli iscritti sono un'altra, insomma, quali sono i numeri? E poi sia della Misericordia che del circo. Lo so che non è facilissimo da quantificare, ma insomma più o meno. Attualmente siamo, come tutti fra sostenitori e volontari, siamo a 778 Iscritti. Tutti iscritti.
mentre, ora la distinzione... mentre gli operativi saranno su 300, no, 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 sono magari, magari 300 sono tanti, io credo, credo, scritti, credo che si arrivi sia sì, no, 150 che hanno, che hanno un buon numero. Comunque sì, devo dire, io che frequento anche, lavorano, diciamo, che frequento anche altre misericordie, devo dire che ci si deve ritenere fortunati ad avere un parco volontari così, perché pochissime ce l'hanno, infatti molte misericordie sono in difficoltà perché devono sopperire ai servizi che hanno con il personale dipendente, e questo sapete cosa possa significare per un'associazione. Noi, grazie a Dio, per il momento ci difendiamo, speriamo sempre di poterci permettere ciò che facciamo ora e quello che è stato fatto fino adesso. Per cui io credo nella misericordia, perché guardate, e lo dico convinto, la misericordia c'è. C'è in senso fisico, c'è anche in senso spirituale. E noi ne abbiamo avuto più volte riprova. Per cui, come in questa circostanza, sono convinto che tutto il male non viene per nuocere, troveremo anche da questo evento uno spunto per migliorarci, per ricrescere ancora di più, se ancora ci sarà lo spazio per farlo. Io voglio dire questo, io ho tant'anni ormai che sono iscritta alla misericordia, però ho sempre notato che c'è sempre stato un grande attaccamento alla nostra misericordia, sia per quanti, dalla parte dei sostenitori che anche dalla parte... anche dei, diciamo, la gente del quartiere, la gente del quartiere viene vista, sì, come una ricchezza, sì, diciamo, per, sì, chi ci abita. Sì. Perché prima, fino al 90, che non c'era il fatto dell'ambulanza, era tutto, era solo i sostenitori. Poi dopo è venuta l'ambulanza, giustamente, la prima ambulanza fu nel 91, mi sembra, eh? Nel 91, e da allora sono... Siete sempre cresciuti. Siamo cresciuti, sì. Infatti, ecco, abbiamo quattro ambulanze. Quindi sono anche quelle, sono... È un parco importante. Sì, bene. Oltre, appunto, abbiamo anche... Una... No, non ho capito. Una... No, abbiamo una ambulanza disegnata a... misura, sì, di bambino, sì, si dice, sì, perché sì, c'è stata donata dalla Fondazione Bacciotti, con la quale, sì, lavoriamo, e che ci fece dono di questa ambulanza, soprattutto perché ha questa caratteristica di essere così variopinta e anche disegnata in modo tale da essere apprezzata da coloro ai quali, i bambini, mi riferisco, dovessero avere bisogno. Ecco. Bene, allora noi... è l'ora di punta della ginnastica. Noi, gli atleti se ne vanno. Noi vogliamo ricordare che siamo qui perché, appunto, è successo un fattaccio, è successo un incendio nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, sono andate a fuoco una struttura e un mezzo, un'auto e un pulmino della Misericordia di Quinto. Quindi noi siamo qui perché, per solidarietà, e perché vorremmo tanto che, visto, come diceva il direttore di Piano Notizie, siamo vicini a Natale, magari qualcuno, chissà, ha voglia anche di scrivere qualche cifra su questo bollettino. Ora il numero del bollettino io lo tengo, così allora, non lo... Sì, no, rileggiamo anche il conto corrente. Bene, perfetto. 2757-7501, intestato alla Venerabile Confraternita di Misericordia di Quinto, via di Castello 33, 50019, Quinto, Firenze, e la causale è erogazione liberale a favore onlus. Bene, e si può anche prendere un bollettino bianco va bene lo stesso. Va bene, va bene sempre. Fermatevi pure in Misericordia, o ci si può fermare qui. Passate a trovare fare una visita alla Misericordia, li trovate qui. Si può andare in palestra, si può ballare, qualcosa si trova da fare. È l'utile al dilettevole. Ecco. Noi ringraziamo, vediamo ancora che stanno passando, sono gli atleti che stanno tornando a casa. Noi ringraziamo, vogliamo, per l'ospitalità, facciamo gli auguri di buon Natale, di pronta ripresa, di ripartire più forti di prima. E noi vi ringraziamo per questa opportunità. Bene, grazie di nuovo a tutti. Grazie.